Buonasera. Armando Bolivar e Lele Taddei, dai studi di Live is Life Network presenten Radio Nimel. Il primo format web completamente in dialetto arsan. La trasmissione la comienza tra 5, 4, 3, 2, muova tra a torin dal cul. Buongiorno, benvenuti a Radio Nimel. È il momento di far entrare la squadra bianca per la sfida, per la challenge. In bocca al lupo, squadra bianca. Scusa, ti puoi tirare via la serio? La sì, cioè, serio. Okay, oh, adesso ecco, serio così. Allora, salutiamo intanto il mitico Armando Bolivar. Ma non solo, allora, tutti gli amici di Radio Nimel. Sono in tanti. Io penso che Radio Bruno è fortissima, ma Radio Nimel molto, ma molto di più. Sta per partire ufficialmente e noi facciamo questo in bocca al lupo. No. È in bocca al porco, scusa, Radio Nimel, oppure anche in bocca all'asino. Viva Radio Nimel! Ciao! Allora, tanti auguri a Teleradio Nimel. Non ho ben capito dove viaggi questa radio, se per lettere o per i fili del computer, immagino che sia così. Vi faccio tantissimi auguri da un parmigiano che ama Reggio, è una rarità. Ciao a tutti, ascoltate Radio Nimel. Allora, stai filmando? E volevo salutare tutti, in particolare il mio amico Lele e il mio amico Bolivar, per questa bellissima esperienza che si chiama Radio Nimel. Devo fare un bel in bocca al lupo a tutti e due e ci sentiamo presto su Radio Nimel. Ciao a tutti, volevo fare complimenti per questa nuova radio che ricorda un po' un maiale, Radio Nimel. Volevo salutare il mio amico Lele Bolivar per questa nuova esperienza. In bocca al lupo, speriamo che vada tutto bene. Allora ragazzi, per me mancare Daniele Pasini e l'inaugurazione di Radio Nimel. A voi fare gli auguri a tutti per la vostra nuova avventura e vi voglio fare in maniera nostrana, in maniera rasana, guarda che Caplet e Lambrusco. E saluto tutti i marmanti. Ricordate che niente che la sigma beva. Salute a tutti. Dall'est a m'arcorda me mujera quando sovna testa bas inca tota funzioneva in coche sum el tramplè la memoria la fa il sangiot me m'arcordarò dal to che am se in gripe la badante, le na sfiga allucinante, punto primo che è su un match e secondo in parallelo, per noi uomini ignoranti, ci vogliono sempre le badanti, che con garbo e fantasia la malinconia manda via, via, via. Adesso arriverà menora, Dio democristi anche crosa, ande d'ora che l'ancata, ne tra guerra e breve buona. Che quando cambia il panolon,
la me sfiora un po' la borsa, se sei per wetter le norme, per me invece tanta roba. Am sengripe la badante, le na sfiga allucinante, punto primo che è su un match, e secondo il parallelo, per noi uomini ignoranti, ci vogliono sempre le badanti, che con garbo e fantasia, la malinconia mandan via, via. Axomo, siamo in diretta. Allora, prima cosa che volevo fare, veniva ringraziare chi ragazzi che prima gli hanno fatto tutti i nostri auguri in bocca al lupo, che è là. Dopo, grazie. Dopo che da ringraziare più che Ether Bolivar, perché se che mi ha lo alla gita al tagnacca, no, ma con Bolivar, Bolivar, a me mi tagnacca che ecco, tanto per dire nonna. Comunque diventerete famosi, statemi vicini. D'altronde è una cosa in piena. Beh, insieme al me cose che la gente clicca, ma che io vedo mia, com'è la sta storia? Ma perché Coschiale ne sta al lavoro adesso, se allora torna a mettere. Allora Gom, la pagina vuoi te guida da guardare la pagina Radio Email e Live is Live Network, e poi Gom anche un numero ed WhatsApp. Che adesso va il nome, adesso va il DAG. No, non l'ho messo. Non l'ho messo in sacco. Adesso guarda. La ricordi te? No, memoria anche dubbi. Allora, DAG al numero, le 392 063. Adesso lei, guarda, lei ha messo. Che in sovraimpressione. Ma il vede anche a chi è ter fora. Sì, guarda che sono tecnologico. Guardavo l'aria. Borco, a svetca di vita. Ragazzi, andiamo dalla campagna. Anche adesso è la pina ancora là. Ragazzi, non è che sono da campagna. Sono lì che sappia, a me come vado a guardare. Allora, a guida guardare la pagina Facebook e poi il numero di WhatsApp. Che noi alla svolta. Mandes di messaggio. Solo insulti, E poi mandivi i vostri video su WhatsApp e guida da dire chi si, Dindonive, Fernarima, con Radio Nimel o con col caffè, so che sia in dialetto, anche il vostro dialetto, cambia via, l'importante è che sia dialetto, al dialetto è bello anche da tutto il per in Italia. Di Forester però. Anche da per, ma con Pantoni, Nuetter che abbiamo sdogane in dialetto inglese. Comunque facciamo un ringraziamento ai ragazzi di Radio Bruno che insomma i nostri amici diventeranno anche vostri amici, perché gli ho detto, loro sai che fanno i disegni che portatori sani di ignoranza, no? L'ignoranza è una dote, adesso una volta era un difetto, adesso è diventata una dote. Adesso con influencer di ignoranza. Importatori malea anche perché un quel furo Gheringi prima adesso che sono di ignoranza, esatto, quindi è diventata una qualità adesso l'ignoranza, quindi andè piana, perché quando una di ignorante fa un complimento adesso è la buona che guadagnare di bestia. Ascolta, quindi se come da fare, che se somia allora la badante l'ho fatta. Allora la badante è un pesco che ho fatto me Bolivar, comunque esatto, la son fatto subito la promozione tanto per stare dentro. Perché noi saluto sono tre ferie. Perché sì, sono tre ferie? Allora, perché sono mia che? Con una scaletta, perché, eh? Con la scaletta. Sono mia di spazio. Perché una radio in dialetto? Adesso in quella riuscì un articolo che ringraziamo la Linda Mignoni della Gazzetta di Reggio, che la sa pubblicare. Cioè, Linda. Lengua in bocca tutta la vita. Esatto, guarda, che te cascheda bene che in mezzo. Allora, aspetta la mia più in dialetto, che la radio trasmette mia il canzone in dialetto, noi tra come al vesit ferri, e quindi c'è indoors passa il canzone in dialetto e radio in email, no? Quindi la prima motivazione in al canzone. A me la mancheva. Anche perché su Radio DJ hanno detto la metto un po' meno mi si intrusa, cioè, a parole in tutto breve, ma a fatto sono breve per adesso non enter. Meglio portare il CD, io ho fatto il CD Nustrana alla mano, sono andato da Radio DJ che ho detto Drin ha preso un cosa il cantatore dialettale emiliano, che il CD fa che aglomia che aveva passare la portineria.
Metti la serie o la butte fuori? Se le rive fuori. No, con la serie CD insieme, che secondo me è ancora là. Ricordo Poggele. Poggele insieme a Gigi che D'Alessio. Un bicchiere. Un sottobicchiere da Madonna. Me, anche con di Moton de c'è, fa con un sottobicchiere. Esatto. No, fa mia bella, è plastica, almeno solo il carton. La nostra dialetta è un po' sottovalutata, come il Lambrusco. Vabbè, ma adesso il Lambrusco è il vendoma tot. Anche chi che tu li impre il cool, che adesso si sgancia del suo e invece beve il nostro. Mi ricordi che se in Germania fu un Lambrusco Bow, l'era Ross, dolce, fermo, di Puglia. Anche a me, anche a me. Cos'è quel lavoro? Anche a me, anche a me in Inghilterra. E quello rosé anche, col rosé le bombe. Ma le colpa nostra, è colpa nostra che noi pensiamo a vendere che da torna, però dopo quando è meglio provare ad andare in Germania, ma è mia facile, te sbatte anche lì, è come il CD a Radio DJ. Che gonda, spassone e di grasso. Detti anche ciccioli, allora, in italiano. La parte ufficiale sarebbe: dove siamo, ragazzi, qua per il pubblico? Giusto, siamo a casa di una emittente privata che si chiama Life is Life Network. Ripeti Lele per favore, che lui non l'ha detto Life bene. Is Life Network. Mettila nel gobbo, Ale, per favore, sennò salto mia fuori. Come si con la pronuncia, però, perché a me dai, a che c'è l'inglese. Si dirà tipo Life is Life Network, c'è il lavoro. Ok, bello. Da Fnoce. Da dove? Allora, praticamente è Borco del nostro Notiang. Un lavoro LGBT. Vabbè, comunque le nao l'ultima puntata della Radio Nimes. Allora, Nuetter 3. Prima e ultima puntata. Nuetter 3 al Von La Media. Sono belle sovra i 150 anni in 3. Esatto. Per fortuna come al Borco che sbassa di mondi la media. Sì, mia diva. È un bello ordine intervece. Ma fammi vedere. Le mie facce rivelano. Che adesso i commenti. Daniele Pasini, adesso sperdiamo un po'. Allora, guarda. Dove è la pagina del corso? Guarda che sei ferchi lavoro. Che la gente sta. Voi state interagendo giustamente, siete tantissimi collegati. Vediamo. E Nuetere sono veramente. Allora, ci dice giustamente, ma su quale frequenza bisogna sintonizzare la radio? Se non sbaglio, vai in AM o LV probabilmente e la metti tutta a sinistra, dito verso destra. LMB, placate sicuro. Lambrusco. No, allora ragazzi, andiamo. Ah, ok, ci stiamo accavallando troppo. Allora, dico solo una cosa: la pagina su Facebook di Radio Nimail o di Life is Life Network. Vi collegate lì, vedete il video in diretta, vi potete collegare, lo potete guardare tranquillamente da casa. Se avete uno smart TV, potete collegare anche la smart TV, se me lo fate tra sera, quando i ragazzi qua di Life is Life Network hanno fatto loro programma che si chiama Imparatemelo Voi, che va in onda tutti i martedì sera dalle 8:30 avanti, e con il mitico Daniele Rontani e Tambu, che sono i nostri padroni di casa, diciamo così, perché vuoi non sempre che Beniamini un padron ca, no? Vuoi sempre un padron ca. Poi dopo noi tra poco mi la fet, però insomma io un combiné diversamente, ecco, purtroppo da maniera da bere. Vi state accavallando troppo Ah, ma perché abbiamo la fomitura, insomma, il la mano. Abbiamo la regia Alle, che allora, ringrazio. Allora, l'altra cosa che è in scaletta, che hai un bel divaghe che andiamo avanti fino a mezzanotte. E chi siamo? Io sono Armando Bolivar, in arte, e all'anagrafe Fausto Ferraboschi, e Faga è l'artigiano in ceramica, e Faga è il cantautore, quando capita che amciamo una Faga anche l'attore. E scrive delle canzoni in dialetto. Io ho avuto l'occasione di scrivere una canzone, La Badante, che avete sentito prima con il Lele. E so quanti anni fa, meno in mezzo che al lavoro che Radio Nime, che l'ho condiviso con loro. Quindi, me sono Armando Bolivar. Avanti, Nether. Allora, me e Dick Soldato sono partiti dal 94, 93 con i PPFL, che con la maglia Pamper Sot Figa Lambrosch, e poi di Ghetto, e poi adesso sono caschecchi. Avanti Neta. Meglio cominciare da ragazzo con un gruppo che viene con i miei amici, che si chiama un Horrendous, forse qualcuno. Come si chiama? Horrendous. Col poster in cameretta. Fa che sei chi tutta sì. Hai passiva Radio DJ, che non mi ricordo. Vedete? Era il programma poi, Horrendous. Sì, dopo
dopo sono un po' mi siete sciolti? Ci siamo sciolti perché cioè, gli viene troppe richieste. Se vi mia come di vedere i soldi, alla fine è sempre che sì. Se vi mia come esaurire tutte le cose, perché dopo diventa un po' un lavoro, non mette, sono mia abitudine a lavorare. E allora, quindi, io me la sei lì. Però dopo, adesso... che la mia voglia perché lo waiter hai fatto col bel lavoro, cioè, che la mia voglia di tornare a casa. Siamo andati ora su in comunità, adesso c'è adesso uno che, spazio limitato adesso in comunità, Lele. Adesso che in comunità andiamo a tornare a sera. Comunque me sono l'unico che posta sera di new smoking, un po' elegante con la prema e new smoking, vedete, se new sotto con dal maietti, se andiamo dai cinesi anche noi queste tre settimane, se tu l'hai la maina, se foto tutto cinese Borco, mi sono al Borco e mi spacco le braccia e ho la maglia della Cattiveria, un gruppo nostrano che saluto e basta. E qua e basta. Qua il tuo amico Lele Cristian Tirelli, si può nominare Cristian, sì, Tirelli? Sì. Vuole che diciamo Cristian Tirelli? Saluto, suo nome. Ciao Cristian Tirelli. Spolmia. È radio un'email. Dimenticato una sillaba. Capita. Può capitare che si scordi una sillaba. Facciamo in modo, ve l'ho detto anche prima, che sia mia l'ultima puntata. Sarei attenzione. A parte con la prima che le è anche l'ultima. Possiamo che fare una adesso non è, non è un clima molto socievole per la gente alternativa, ma lo vuoi dire? Perché... Beh, vabbè, comunque se diciamo qualcosa che oltre la vostra sensibilità, roba di genere, arriva anche a smorsella, cioè che mi è il problema. Può anche andare a messa. Allora, perché è l'intercalare che ci frega. Questa qui è la democrazia, ovviamente, quindi apri smorsella il cellulare, andare a vedere... Anzi, dopo devo dire una cosa, secondo me il blocco 1 l'abbiamo finito, e qua è una radio non SIAE, quindi che la SIAE la ci ha pagnito, o come si dice in Arran, un CAS, e quindi il nostro regista che è Alle Mercury, al quale facciamo un applauso perché ci sta sopportando, l'abbiamo messo nella chat di Radio Anime, che sono Nueter 4 più lo tira tutto al nostro cassetto. E se qualcuno di voi ha scritto una chat con Lele, sa cosa vuol dire avere una chat con lui che ti stona con i suoi vocali da 8 minuti che devo cambiare il telefono alla mattina alle 7:30, perché quando muti in macchina andare a lavorare attacca quei vocali. No, e cominciai per dopo che io timbre ti mando sì, bravo, è vero. Prima mentre va prima timbrare sono ancora a ascoltare la radio. Cazzo, allora, dopo comincia la mia radio. Propongo la rubrica i messaggi dell'Ele, perché l'Ele c'ha di bello che lui non è che il messaggio già lo sa quando deve mandarlo, lui schiaccia, poi pensa che sa cosa da dire e poi partecipa. Ti fa partecipare alla sua evoluzione, alla sua evoluzione mentale. Numero uno. Allora volevo dire che chiudiamo questo primo blocco, non so quanti ne faremo, ce ne siamo segnati 4-5 comunque, questo primo blocco con un po' di musica di quella della non si ha che la mette su Alle. E ci risentiamo fra poco. La mia preparella. Andiamo avanti, ragazzi. Allora ce lo deve dire lui, cioè, i tempi ce li dà il regista. È la prima puntata. Sono attenti la stala in mezzo al Sol Cadel fino a ieri. Siamo ancora in rodaggio. Sono al Sol Cadel. Sorcadello o Surcadello? Lì dovremmo aprire una cosa di barca a Rubera con dei linguisti. Surcadello. A Sam sentiva Solcadello. Vi lasciamo con questo quesito. Se sapete come si dice, no, ma non è che si dice un MacPer. Cioè, non è che è una regola. Ognuno ha in base alla sua. Ma la maggior parte che si ascolta sa cos'è la Surcadel. Dopo vi spiegamo, stai collegato. La vita la suspense. Vai, Alle, sennò che andiamo avanti. Ho ascoltato da mattina e sera. Uffa. Sì, dai, rifacciamo. Dai. Proviamo con il rap. Tanto va di moda, questo beat è tratto proprio da una storia vera. Senza filtri, i nostri versi. Che arrivano diretti in faccia con i nostri strummings. Storie empatiche, satiriche, così ci divertiamo. Questo è il nostro manifesto del fastidio quotidiano. Tutti possono rispecchiarsi in quello che cantiamo. Questo è il nostro manifesto del fastidio quotidiano. Proviamo con la trap. Tanto va di moda, questo film è ascoltato da mattina e sera. Girerà il cricetino dei ricordi, dei fatti quotidiani che vanno sempre storti. Storie empatiche.
fatti più satiriche, così ci divertiamo. Questo è il nostro manifesto del fastidio quotidiano. Tutti possono rispecchiarsi in quello che cantiamo. Questo è il nostro manifesto del fastidio quotidiano. Zero bisogno di beat, zero bisogno di break, zero bisogno di break, zero bisogno di beat, zero bisogno di beat, zero bisogno di break. Solo chitarra, cimbalino, voci, looping e uno stombox. Give me more bra, drum low, alla Daddy Fall. Parole English mescolate, lavanote, stempi d'oro. Storie empatiche, satiriche, così ci divertiamo. Questo è il nostro manifesto del fastidio quotidiano. Tutti possono rispecchiarsi in quello che cantiamo. Questo è il nostro manifesto del fastidio quotidiano. Storie empatiche, satiriche, così ci divertiamo. Questo è il nostro manifesto del fastidio quotidiano. Questo è il nostro manifesto del fastidio quotidiano. Guardano dall'alto e ripetono tre lettere all'infinito. Cica cica, cica cica, cica cica le per me. Non basta un'insonorizzazione da bunker antiatomico, servirebbe l'abitudine al vostro verso monofonico. Siamo ancora qua in diretta dagli studi di Live is Life Network con Radio Animal. Adesso vogliamo farvi una dedica a un grande che è stato un grandissimo del dialetto reggiano che purtroppo ci ha lasciato. E parliamo di Gaudio Catellani, il mito. Un applauso e un brindisi a Gaudio. Ragazzi, dovunque tu sia. E, ma finché... Io non sono credente e quindi non credo neanche nell'aldilà, però penso che finché rimani nel cuore delle persone comunque in qualche modo sopravvivi. La passereina. Italia che un mocet casador, ma non eter a son divers da lor, che chi va sola a casa con al can, chi sta fero nascosti in un capan, che chi va so per ingrassermi a troppo,
chi dà la doppietta oppure stop, che chi trova la torna o la caiola, noi tra casa andò con la pistola, a noi tra spies la passareina, a non la casa dalla sera alla mattina, dalla mattina fino alla sera, la passareina nuetter la satira, sia quando è ferma, sia quando la vola, ma sempre col prunti da pistola, in mezzo ai campi, in di bosco e di cabana, son sempre allerta con la pistola in mano. Seconda strofa. Vai! Che chi spera i cespoli in movimento, alfa fora gli amico di parente, che chi va la battuta dal cinghiere e poi la nota la passa in ospedale, che chi spera è dal culo a carregar, che chi spera dal bali come un mar, che chi spera la man della mugliera e al file sangue lo spara in galera. Due traspiers la passareina, a com la casa dalla sera alla mattina, dalla mattina fino alla sera, la passareina nueter la satira, sia quando è ferma, sia quando la vola, con sempre il gol, pronti la pistola, in mezzo ai campi di bosco e di capan, son sempre alerta con la pistola in mano. Bravo. Grande Gaudio. Grande Gaudio. Ci hai lasciato tanto. Questo che... Questa vabbè, è un po' un hit, ma i naderi catati, per pian dire, pianino, i naderi in piedi, via Fontotti. Hai tirato fuori a tutti, perché in teoria noi altri, allora, tolto giovedì prossimo che andiamo a fare, ognuno per i casi suo andiamo a fare Halloween, a turno, ma il set. Quindi c'è al set, io guardo il lunare, okay. Te ti detta il sé, ma il sé è mercoledì. Ecco, come al solito. Daniele Pasini, si trova forte. Ciao Daniele. Ciao, ragazzi. Io adesso proveremo a rispondere un po' a tutti, però siamo un po' emozionati, un po' siamo ISD. Ascolta, se te guardeste che il bagaglio che potrei guardare il mio, esatto, ogni tanto di ascolta Sonia Zinelli, si trova forte, sì, però dopo mi accavallo e alle mi sgrega Sonia Zinelli, allora, gran figa, Cristian Danni, vai con che valca, uno, sì, è un regista che ci dice di non accavallarci, ma noi ci piace accavallarci, siamo di Gugiol, anime. Mi ha fatto un coro. E adesso per la più nessuna sono troppo rustico, sono rustico come sono come i ragazzi solo all'esilo, esatto. Quando c'è appendicicchette smette a tasello. Ho messo una re di dilettante, Cristian Danni dice vai Conte, allora, vai Tech Tier, allora, finché Conte no è vero, sono me Conte no Tech Tier finché ancora se o a Saldere tende via la vista un po', Saldere un po' una tiravia. Ma sono io, perché è l'unica trova mia la maschera, trova io sei un'eccezione che conferma la regola, perché dice che chi che fa troppi seghi è bene mia, beh, tira ancora bene, magari le mesmine la quel seghe che le mesmine le anche con lei, cioè facciamo andare a parlare di mesmine, ma bene, non sei le nasmana che surnac si dice sornacchiare, è che messo perché è un po' la stagione. E la stagione messa succeda comunque. A si trop salvate. A si trop salvate. Ah, che mel. Pasini, Dio bendessa. Allora, noi volevamo dirvi di cosa parlerà questa radio. Beh, un risultato superiore alle aspettative. Leggi cosa c'è scritto il povero Ale. Non si sta capendo niente. Okay. Però, alla regia si stanno dando degli avvisi. Capisce niente che sono tre fasi, sono belle barriere. Secondo me dovevano trasmettere a due alla volta al massimo. Allora, è come da rubrichi, che adesso vi farò e svilupperò. Adesso sono i miei, se la chiamiamo subito nel secondo blocco, però avrò un fair.
Al video più Nessie della settimana. Spiego che cosa vuol dire Nessie, perché c'è della gente qua. È vero, lei è un termine praticamente Tarzan, che non vuol dire Lessie, non vuol dire cane, ma vuol dire proprio Nessie. Te un se, cioè un imbambì, un imbambì, praticamente. Cretei, ragastos. Te Nessie, detta Tarzan. Poi Garom, il commutatore dal Barzelletto, che non è, vuol dire, ma trovami. Nessuna. E poi parlerò in maniera, poi andando avanti, almeno un ospite a serata l'avremo, perché come tutta la Radio Serri, anche noi. Le che stasera erano belle ospiti in Muette, allora sono belle troppo. A bella se cavolomi. Porterò anche un ospite. Comunque, posso dare, siccome abbiamo chiesto se ci mandavano dei messaggi, che Franco Adami, che come si dice dalle nostre parti, quando qualcuno non va bene, quello che si fa o che si dice, lascia che diga, lascia che faga, girghe cool. E di che cavaga. Grazie Federico. Ciao Butei. Federico Adami, grazie che ha capito. Continua il senso. Il senso è secondo noi è questo: è riuscire a trasmettere un po' di tradizione, tra virgolette, per quanto si frega po', però le belle, almeno una terminologia, e comunque far ridere, perché ridere se l'avete. Ma poi anche giovane. Cioè, anche i giovani che ne parla. Sonia Zinelli che dice Nessie uguale Poc Furob. Beh, anche. È una... Cioè, sì. Secondo me le zinzelli sbagli il cognome. E invece abbiamo Antonetta Royale. Attenzione, vai vediamo, giù. Vediamo. Antonetta Royale che dice: simpaticissimi. In italiano, però sì, ma apprezziamo anche l'italiano. E Cristian Zanni invece che dice: sì, quattro email. Gugiul. Maurizio Cattellani, che è il mio amico Cate, ho visto che stai guardando la trasmissione. Al vuol dire qua, abbiamo studiato. Mia Cavalero, ma. Beh, no, salute, il mio amico. Dai, vai, Conte. Prima di. Se vuoi fare il cartuo tutta sera, tu mi hai salutato tua amica. Allora. Riallacciandomi su quello che stavano dicendo prima. Sì, per male. Che praticamente, cioè, il suono da adesso, e c'è per mia etichetta ancora come il nostro Pedro. Per esempio. Campanò, te un campanò, cioè il giovane da adesso il suo padre è tutto dietro al lavoro, ma campanò vuol dire che è una cosa forte in dialetto, quando è proprio un campanò, oppure un succon, cioè, capeschino, aveva soggezione, cioè un lavoro a sé, adesso... Beh, ma deve anche di chi sinta il cuscio, sei maleducato. Campanone era anche un po', c'era anche un po' d'affetto, però, sì. Devi dire c'è quelle... Dire d'arguise, ma con dell'affetto, insomma. E c'è il dialetto, gli va proprio a qualcosa. Granca di che sindaco che voleva, ma quello è un altro discorso. Sì, quello. Comunque, a Resian c'è la stazione medio padana, in pianura padana, viaggiatori costretti a parcheggiare in una palude. Ecco. Titolo della Gazzetta, ma dai, giù. Vabbè. La novità qual è? Dove sarà? Perché il treno? Soprattutto se è una palude, siamo in pianura. Cioè, anche questa qua, l'altra. Che siamo in una costa. Se avete dei belli articolini, che adesso non vorrei. Avete dei belli articolini, segnalateceli anche, che noi poi dopo noi ci fanno sempre tanto ridere, insomma. Vi posso dire, Sonia Zinzelli, amica, Lele Taddei Strabendessa. Così vi carico anche a me. Ecco, è la mia amica. Campanò, non è... Campanò col dire che te sume. Io stasera, fra l'altro, non parla nessuno, posso contare. Sono del brusio, tipo. Adesso fa una paletta e tiro su quando vorrò dire quello. Tiro un so come se no si cava l'ombra, giustamente alles, comunque a voi mi dite, ma quando fa un casei vi in più visualizzazione. Cioè che anche caga le mie idee serie. Famo la paletta con l'anime, la fammi tiro un so a casa, capiscono perché sono da mano nelle trasmissioni della politica, chi parla in tutta la bignardile, la bignardile che si spude in inglese. Allora, a me veniva a dire un lavoro, siccome parliamo di, abbiamo detto, notizie, video, eccetera eccetera, a me che al giovedì sera mi dispiace, però noi tre sommi in onda come stasera che è un programma insieme a Rai 2 di miei amici le veronesi, che si chiama Maledetti Amici Miei, che vi consiglio di guardare mentre guardate noi, ovviamente.
metti Rai 2 poi con il cellulare a guardare Nueter e quindi questa cosa la cosa che è la spolfer, la cosa che cioè Nueter loro guarda e basta, non è allora, ascoltate. A voi fare una polemica perché l'Eter Day io sento Veronesi e lì era avvilito perché stasera c'è la prima di X Factor. Allora va, ciao ragazzi. La prima di X Factor stasera. Son perder, la son perder, carote là con la di cassa. Però lì no, arriva Conte, nermi avanti, di mondi perché che è di cantautore, che mi è di cesso come Milo, capivo. Allora a parte chi lo ma perché del suo funerale ma lo scuteda ma che mia dietro argomento la cantata funerale allora no, vuoi dire te se muoio ti chiamo al mio funerale fa ascolta Lele iscrivomi al conto alla SIAE a mandiamo X Factor a fare una canzone che te la Fax Factor che si saltiamo via dal valico a fare cucombri omlon qualche voce ascolta allora chi lo Veronesi l'ho sentito abbattuto dai, perché dimmi. Sta facendo una trasmissione contro tendenza ovviamente te le vesta no? Sì, esatto, tre punteri è chiaro, è una roba contro tendenza un po' come la nostra, cioè le c'era che il pubblico può piacere, può mi piacere e che è sempre la soluzione cambiare canale ma che stai una testa al caso di un critico che lo era proprio meglio mai sentito lo conosco ormai da tre anni che l'aveva mai sentito che si è battuto l'ha pubblicato su un certo noto giornale che è la più brutta trasmissione di ultimo 30 anni costa che? Nostra almeno di ultimo 50 almeno magari nostra di ultimo 60 ma già non è essendo amissimo ma Pontella e allora cioè io vi vorrei così incoraggiare a guardarla perché è una trasmissione che c'è Rubini, Papaleo, c'è Haber, che la gente che in Bonfer, c'è Paolo Conte che fa le sigle eccetera eccetera Calnessi le che anche se è un critico le unnessi a spolmi andare a demolire la ginta la maniera che dopo che è un lavoro de dreda anche a nuete nel nostro cichin un po' di lavoro che ste cioè video eccetera eccetera un bel salario e allora stasera così c'avevo questa cosa volevo per amicizia dei miei amici arriva a dire calorche per cui i critici vanno bene però due mie demolire andè a lavorare che sempre l'officina col conto che pesca assumono che di saldatore sono carenti il critico comunque a saldare capace al impara in subezza senza giva menona quando ero un ragazzo se tu qualcuno che gatto lavora fine allora ragazzi allora chiudiamo il blocco numero 2 perché secondo me non belle detta anche a sé dal cassetto un pochino adesso sentiamo cosa dice dalla regia ci danno qualche secondo noi ci abbiamo allora adesso lanciamo un perché fra le varie cose c'è le barzellette no te ce l'avresti pronta una due un minuto un minuto e chiudiamo un minuto. Allora siccome siccome no quello che uno di quelli che ci ha fatto prima le presentazioni che Giampaolo Cantoni racconta le barzellette in dialetto parmigiano parmese insomma comunque è molto simpatico allora a me è la differenza allora parmigiano in chi della provincia parmense in chi della provincia parmesale con la Cité lui è parmense lanciamo una barzelletta poi dopo che la musica non si ha poi dopo ritorniamo due minuti vuoi fare la barzelletta? No la fa lui adesso alla manda Ale c'è una barzelletta registrata Ale racconta una barzelletta sì che le trasmettevamo su Radio Nile racconta la barzelletta Ale Lele va alla regia pardon se senta fuori ci diamo un altro colpetto dai c'è un ottantenne che deve andare a rinnovare la patente, ogni anno lo devono fare quelli che hanno passato 80 anni, allora va a rifare la patente, c'è l'esaminatore che dice scusi ma lei quanti anni ha? 82 e 82, ma che vuole? La patente ancora, ma questa che ha? No, dice ce l'ho sempre avuta, insomma la vorrei ancora, ma tanta ne essere mica, mandimo che lei si perda. Insomma, me ne faccia una, insomma, vabbè, allora guarda, una facile, ma tanto non la sa. Lei sta girando di notte e all'improvviso arriva davanti a sé una luce, un faro. Che cos'è? Sarà una moto. Una moto.
vi lasciereste in Augusti, in Harley Davidson, nella Yamaha, le Honda. Dice, ma no, non è possibile. No, me ne faccio un'altra, va bene, ne faccio un'altra. Lei sta girando di notte e arrivano davanti a lei due fanali. Che cos'è? La sarà una macchina. È una macchina! Ma da dire se è una Lancia, una Fiat, una Peugeot, una Renault, le Honda, No, le faccio l'ultima, l'ultima, vabbè, allora arrivano, lei di notte gira con la macchina, di notte arrivano due fanaloni e tutta una fila di lucine intorno, piccolini. Dice, che cos'è? Sarà un cambio. Un camion, ma da Dio se ne vedo un Scania, Mercedes, le Honda, no, niente, bocciato. E allora che sto anziano di andare fuori a sgirare, fai snier, mi dica, fa, qua si fa la domanda che a me è lui? Ma certo, allora lei sta girando di notte, è lunga la strada, è che è un gran bidò con un fogon dentro e dei fianchi, a che una con una minigonna lunga una spana e il cul del fora. Che cos'è? Ma dice, sarà una puttana. E le Honda, ma chi la? So madre, so sorella, so maiera. Walking through the night, every time I pass this way, I feel so warm inside. He's along the back, rises in the dark night, too cold the pains he used all life. Going down the streets, fading on my sea. Maybe skies become yellow, maybe be everything around. Has color from my heart. Everyone can dream. Besides your space, something that you'll see. Every time you go this way, you get the safety. He's along your back, rises in the back, need to call the painting. You stole life, makes your canvas bright. Let your eyes alive. Days and wind break, creepers and slept inside. Everything around has come from your heart. Everyone can see it now. Ok, ragazzi, adesso ci siamo messi d'accordo, sentite che silenzio, a per il me adesso. A Madonna Parisi. Che ingresso frizzante Perché noi trasavo in domanda essere all'asilo, noi stasera, siccome durmo a mia stanotte, noi dal goodimento. Beh, me sono stoffato. A me mi ha fatto andare fino a Dio che una cosa. Ascolta, allora, noi adesso siamo arrivati a un punto che fa un esperimento, perché io ho messo la chitarra,
abbiamo una base musicale dove noi ci canteremo sopra. È un pezzo che abbiamo avuto occasione di farlo in una festa quest'estate con Lele, che da Fabio Vaccari, che ci ha ospitato qua in una festa esagerata, che era in 200 su Neri insieme a un rimorchi. È una canzone che noi gli diamo un significato politico, perché noi altri, questo qua rappresenta il nostro presidente per noi, e quindi noi, quando tutti cercano dei partiti politici, delle robe avanti e indietro, noi altri invece vogliamo un supereroe. Noi vogliamo un supereroe. Ma prima diamo ancora il nostro numero vai Borco, fai WhatsApp, sì. Allora vi ricordiamo i nostri social, perché sennò andò mia tanduta. Allora, intanto la pagina di Lives Light Network, e poi dopo il nostro numero di WhatsApp, che è quello lì in sovrimpressione, lì. Beh, vabbè. Allora, abbiamo la regia distratta, allora, un attimo, aspetta, giustamente, che da lui, allora, no, però per Simo. Adesso me lo faccio tatuare. 329 023 sì. Grande. Così scriveteci, torna a dire da capo Borco. Allora, scriveteci su WhatsApp a 392 06 399 44. E boh, mandi col cavrive. Allora, Medex Social Command, che Armando, nel caso, l'ha detto, è un numero facile. Ah, deve facile. Fa più facile. Sono tutti numeri dall'1 al 10. Allora, prova a dirli in dialetto. Allora, Terzain 92 0 Santri 99 44. Ti ricordi i gatti? Io pensavo in dialetto. Allora, sì, Terzain 06 cos'è? Roma. 39 gli anni di Cristo più 3, 9 gli anni di Cristo meno so quante, e 44 rigate, quelle prute. Beh, ma no, non è questa. Perché stiamo qua, ragazzi, stiamo facendo delle prove qua. Ragazzi, cosa tecnica, le mie facile. Purtroppo anche con ragazzi l'alga da combattere contro quattro moschettieri. Le mie da... Volevo mandare anche a Barbara Binante, Campanon per me la Lambrosca. Giustamente, sarà comunque, ragione. Io da immigrato a Novellara. Da Barbara. Avevamo lasciato un quesito in sospeso. Cos'è al Surcadel? Ah, Surcadel. Scriveli insieme al cartone. Allora, se volete, allora, al di là della L o la R, che ognuno lo pronuncia come vuole, è nelle stalle dietro c'è un raccoglio urina e merda, e si chiama, anche se sei partito raccogli urina escrementi. Allora, essere più loft, urina più loft, loft. dai. E si chiama Surcadel, o Surcadel, cioè, per me è Surcadel con la L. Io prima di no, ma il conte l'ha fatta, siccome la fa due triana alla Bocconi, anche secondo me. Sì. Le Lambrosco. Sa saldevet alla Bocconi. Saldeva la bocca chi studioso. Io sono nei due triana alla Bocconi, ma mai averto. Se feve, soleva il campanello. Suonava il campanello. C'è Gigi, ti ricordi? C'è Gigi, allora, la cremeria. Noi siamo sempre negli studi di Life is Life Network. Più Lambrosca bon, più il Vimmel. Allora, appena sono pronto, fumo un karaoke. Intanto, arriva a dire du lavoro. Ah, a Gessan Rubrica, che fra un po' dopo la partenza, il video più nasci, che ce lo presenterà per un benedetto voce. Vabbè, oh, intanto a me guarda che schettle, eh. Poi Pasini intanto ci sta stalkerando su bravo, fate seguite. Ma perché se mandai un video sa fare. Vabbè, con la barzelletta. Adesso. Allora, bisogna spiegare cosa vuol dire. Alle, abbiamo ancora un minuto, allora, ce l'abbiamo. Allora, puoi andare. Nessi. Te cosa hai alzato la mano? Perché, per dire che bisogna spiegare cosa vuol dire Nessi, perché tanta gente è sa mia, ma non bene. Insomma, ragazzi, con l'Alzheimer. Beh, ragazzi, le più già porta pacinisce. Il nostro Zichichi. No, la più da Zichichi, come tu chiedi. A me, ragazzi. Al bulbo, che comunque una cosa è sicura. Ecco il nostro presidente. Sta arrivando. Ma noi sentiremo anche la musica? No, quello è bello. 4. Con calma. Ragazzi, senza ancora è arrivato. Arriva. 4, no, ma 4, dobbiamo avere 3, dobbiamo avere pazienza, 2, perché stiamo chiedendo alla 1, regia delle cose molto, 2, ma molto, molto.
insomma, importanti, anche, spero che Lasaini abbiamo fatto il provi, però perché sì. Lasaini costi che Cassaidi ha sdisa anche a Nasaini con la N di naso, perché dal voti che da Naseria sì. Questo blocco qua siamo un po' siamo, allora, come a far partire dalla regia cosa, non però. Può arte niente, continuiamo a dire Cassaidi. Tanto me la ricordi, ah, ma è da allora metto su una cosa bellissima. Intanto vi do un consiglio, vi do, un consiglio per di cosa di lavoro e Facebook. Da dovrei andare a vedere un quel parte? Di Intelligent è c'è, partita stavolta c'è. Vai, allora okay. Divulgare consigli dopo. Niente, non possiamo parlare. Tacciamo. Matteo c'è. Corri ragazzo laggiù, vola tra i lampi di blu, corri in aiuto di tutta la gente dell'umanità. Corri e va per la terra, vola e va tra le stelle, tu che puoi diventare Jigba, cuore acciaio Jigba. Cuore acciaio, cuore di un ragazzo che senza paura sempre lotterà. Se dalla terra nascerà la forza che ci attaccherà, noi restiamo tutti con te perché tu sei Gig. Maglio perforante! Lambrusco atomico. Lambrusco atomico. Ciccio quando d'acciaio. Domani verrà, il tuo domani sarà. Con i tuoi poteri tu salvi il futuro dell'umanità. Corri e va per la terra, vola e va tra le stelle, tu che puoi diventare Jigba. Cuore d'acciaio, Jigba, cuore d'acciaio, cuore di un ragazzo che senza paura sempre lotterà. Se dal passato arriverà una nemica civiltà, noi restiamo tutti con te perché tu sei Jigba. E chi è che la... Chi la canta Piero Pelù. No, dai, Piero Pelù. Canta il mitico Roberto Fogu, è una leggenda metropolitana, la mia Piero. Ah, sì? Sì. È vero. No, beh, dicevano Piero Pelù. Piero Pelù dopo l'ha fatta nella versione, che canzone anche perché e l'ha fatta molto rockabilly. Andatela a vedere, qua possono partire gli insulti. Però ragazzi, questa l'abbiamo proprio improvvisata al momento. Sì, l'ha pensata Fausto nel weekend, però... e ce l'ha fatta qua di improvvisata. E vabbè. È la canzone che ce l'abbiamo dentro. Sì, sì, vabbè, il nostro c'era. Presidente Jig. Diciamo che dopo Daitan è la più bella canzone dei robot per me. Daitan la from la settimana. Tutte le settimane affrontiamo un supereroe. Anche che in Shiro piace molto. Questa che è l'elettra rubrica. Stavi dicendoci qualcosa te, Borco. Ah, sì, stavo dicendo che volevo consigliare delle pagine su Facebook che ho spulciato oggi alla cazzo. Però sono molto belle. La prima che vorrei consigliare è Parrucchieri Vegani. A Emanuel. Che Manuel? Che Manuel? Dai, ciao Manuel! Ciao Manuel! È un nostro amico, è stato il primo amico di colore che ho avuto, grande Manuel! Grande Manuel! Così Manuel. Ciò, volete... Anni 80, roba da ricchi! Avevamo fatto un video anche alla vasca di Corbelli. Sì, ma che dai lavori, mi da dire! Ma più arenta, amico! Un video, ecco, come quella... No, era una vecchia piscina. Me ricordo che la vasca di Corbelli con Manuel la siamo buttate fuori. Ragazzi, perché guarda che ci sono i cosi, dai commenti. E va. Cioè, no, ecco lì. Le lavori tecnologiche. Insomma, avanti. Uso testa. Ciao, Mepi. Conte. Mepi là fa fatica. Doppio rain. Finché te grillo. Là, un po' il problema. Allora, quindi, posso dire un lavoro? Adesso mia, intromettete. No, se no va cacca. Allora,
Allora, teme poco lontano, che mi ha la patente. Posso lontano. Salutare tutti i giudici di pace, grazie, grazie. Allora, c'è parrucchiere vegani. Che è una pagina di cosa che si chiama parrucchiere vegani. Ah, allora, io non so. Facebook, dove sono? Facebook. Tutto di Facebook. Da Sombrero. Non ho capito, però io secondo me così, cioè, uno può parlare, cioè, l'argomento è sempre come rendere saporito il cartone, bene o male. Cioè, che okay. La vecchia che ma te il tofu con me te. Non metteresti dal classe di me, per esempio. No? Tanto lego, quello lì. Cioè, poi sempre per i vegani c'è una pagina di Facebook, va giù, la chiama Vegani Normali. Lo mi ha fatto a me. Vegani Normali. Cioè, non è che si, anche perché non è che si può sempre generalizzare, eh. Quindi si tengono a farsi notare che ci sono una piccola minoranza, ma ci sono anche loro. Vegani Normali. Non picchiare. Ah, adesso no. Più. E poi c'è la più bella, e con questo concludo e vado, che si chiama Figli Vegani. Perché perché chi di vegan chi viene per generazione o gli ste costruiti per Pinocchio cool. O chi lavora c'è niente nonna pensa vegani. Quando saranno i nipoti vegani monali che mi aveva una nonna che ti ha fatto due tortelli col soffretto San mia mamma, se mamma mia quei tortelli senza uova col tofu e ricordat che qui lei in qui cagando a pagare la pensione i figli vegani non andrà mai a lavorare non vorrei offendere qualche vegano all'ascolto a vin di astra comunitari ah, ci sono anche i pastafariani hanno Dio spaghetto mi ricordo dalla regia quando Alle pubblica una cosa sembra che è sai nader quando vuole al mangiare comunque non è che cioè... no è vero, è vero. Beh, se vogliamo parlare voglio parlare di allora, chi mi è che mangiano anche al semse che adesso che mi manca che mi per i marò con la capina di un lavoro da madre amici messicani se loro cominciassero a mangiare anche al semse ragazzi il conto è il va in coppia dopo desore al semsi il girapiano poi il partenza al notri segreti ah sono in cama un panella senza oh, roba grossissima no, c'è anche fra l'altro un granchio formato dalla pasta e poi Dio è uno spaghetto vabbè una cosa no, bellissima comunque pasta fariani pes la pasta oh, boh, ci sono i mormoni non vedo quale sia sono adoratori di carboidrati sì. Ok vabbè, ma tra... anche noi non fammi a schivi i carboidrati soprattutto se incontri in competizione con i celiaci e la gente lì pasta fariani Lele c'è una tua amica Helen Schuberin dove? Ci stanno guardando leggo io aspetta. Da Waikaka Paraurau dall'Australia dai no più so sono ancora più lontano come si chiama Polo Sud no. Nuova Zelanda. Grande Helen grazie ragazzi che poi lei mi ha detto che fa fatica perché adesso per lei è già mattina è venerdì mattina sarà 8-9 ore avanti e quindi la lavorella è che però la si imboschi in un posto che è la che ora allora fa un grande. Grande un applauso allora dai la Nuova Zelanda via saluto una mia amica la Flavia dall'Australia a spol portare dall'Ambrosca in Australia collegò subito ma chi mandò un sotto tra i cassetti che mi è il problema siamo sponsorizzati qua ragazzi che metto la ghegna che metto la ghegna cacchetta esatto quindi perché adesso sono partiti sulle 9:04 di mattina in Nuova Zelanda ragazzi marketing e 9 ore della mattina che tempo farà domani allora se ce lo puoi dire visto che da te sei già avanti sono le 9 Elena riesci a dirci che ora è lì da te le 9 o torno vuol dire che dalla Nuova Zelanda arriva una perturbazione fino a che no però lei accende la TV alle 9 e lei più avanti e ci dice che tempo che farà tempo da fa noi dom- ah sì ah ok no sì. Non mi ha capito allora, mi ha capito però siamo alla fiducia andiamo avanti a stetti discorsi che allora, il giudice di pace è la mia me la patente tal lì perché c'è Armisce Malteve il mouse se sentite picchiare Alle allora potresti mandare la barzelletta cioè lo sfondo al conte quella del benzinaio che così lui parte con la barzelletta adesso no se puoi farlo no niente beh, dopo, Ma il blocco dopo, fa un blocco dopo. No, tanto. Fa il blocco dopo. Perché... Dai, il blocco dopo che è in casa. È come stasera fare l'immagine lì. Cosa succede? Più giù.
adesso venerdì mattina. Blocco 4. Ah, adesso venerdì mattina. Ha mandato, ci ha mandato un messaggio, aspetta, perché mette la risposta. Chi è che sa risposta? L'Elen. Guarda, l'Elen. Sono le 9.05. Bene, allora, adesso chiudiamo questo blocco con un'altra barzelletta di Cantoni. Dopo io vorrei rivedere, riesci a riaprire il prossimo blocco con i messaggi che ci avevano mandato degli auguri, Ale? Che così vediamo il prossimo blocco. Allora, noi altri adesso vi lasciamo con una barzelletta di Cantoni, facciamo un altro po' di musica non si hai, sempre qua dagli studi di Life is Life Network, Radio Animal, andiamo avanti, noi andremo fin verso le 10:30, 10:40 finché gonfie, ma non ancora dal fie, cioè, quindi proviamo ad andare fino al battello. Sono i ferri. E ti meno, imperi? Purtroppo. Beh. E niente, la barzelletta Cletra, che è sempre di Cantoni. E poi dopo ci vediamo dopo, ragazzi. Dopo che Netra Canson, che è la hit dell'estate, la hit dell'estate 2020. Un controllore dell'autobus monta sull'autobus, no? E allora sguarda in giro che voca che una gallina in trasporta. E dice, ma lei ha pagato il biglietto per la gallina? E io, mi no. La roba viva paga il biglietto. Vabbè, sono nei parcolli. Tra! Che tira qua la gallina, spalla bersi, perfetto! La ghinetta, lei, Gannada, ardente in trasporto, lei per l'anatra ha pagato il biglietto, un mominoli. Roba viva paga il biglietto, vabbè, sono ne che porco lì, tra! Tira qua la nada, va bene che è a posto, e che in fondo all'autobus che voi con un pappagallo insieme alla spalla, a sdire il pappagallo che di scotta, farò mamma mia compatire per un euro, eh! I live to party, I live for life, this is my freedom, let's live tonight, tonight let's live in love, tonight let's live in love, tonight let's live in love, let's live tonight, tonight let's live in love, tonight let's live in love, tonight let's live in love, let's live tonight. Siamo ancora qua.
Allora, praticamente, per via che siamo sempre un po' all'inizio, gli albori della radiofonia, come Radio Animal, in diretta, il Conte adesso ci racconterà una barzelletta. Ah, vabbè, allora, la barzelletta è un po' vecchia perché la conteva 40 anni fa, però, però la va bene perché... Siccome le 40 anni che nessuno è i saint, adesso accontentò tal barzelletti, e allora, questo che forse sai che noi, la mia cintura. A noi, noi siamo molto affascinati da te, Conte. A manetta, un bel. Però io avevo preparato anche una cosa, però... Un lavoro alla volta, un lavoro alla volta. Che costa che, dai. Comunque, vabbè, gli extraterrestri la sentito la barzelletta lì. Praticamente che gli extraterrestri che arrivano in alla Terra con l'astroneva è nota e arrivano svegliano un distributore, no? E la navicella la sferma lì e poi viene zo con la scaletta, tre extraterrestri che vanno e svegliano il distributore. Loro viene per parlare con i terrestri perché loro credono di essere sbarche svena ai terrestri, no? Parlare con gli umani, però invece che i miei gli umani che sono dal pompi di benzina. E allora arriva le svena al pompi di benzina e cominciano a parlare perché loro sanno tutta la lingua, no? Sanno 3000 lingue. Comincia a parlare tutta la lingua per vedere se qualche uno risponde, se hanno una corrispondenza. Ma chiaramente è la mia la corrispondenza, perché è nel pompo di benzina. E allora tutto sconsolei, esploratore extraterrestre, fa che niente da fare, che chi loro. Noi ti abbiamo detto che sono un peso, eccetera, eccetera, ma chi loro risponde a me. Allora, niente, tutte sconsole tornano insieme alla navicella spaziale, ma là dal suo capo. Dunque, noi dobbiamo parlare in tutta la lingua che non so, io provo a parlare con gli umani, però gli umani sanno neanche che praticamente sanno neanche in nota. Noi sogniamo come fare, non via, perché... Fa, no, dai, il capo fa, no, dai, aspetta un attimo, dai. Proviamo a catenare una soluzione insieme, no? Proviamo a vedere se c'è una soluzione. Se il tasso muffa, ma guarda, a me gare una soluzione, la soluzione è che vuoi tre esploratori, se tre uomini brutti, anche, cioè mia tante bene, e allora proverei a mandare al nostro moglieri, al nostro donne a parlare con i terrestri, perché i più carini che voi trovate si me il fatto. Allora un esploratore di stelle la pensa un po' e fa sì, ah, è una bella idea, la può fare, però te mat poto moiera. E allora la cosa fa, perché mi moiera? Ah, perché era comunque anche un piccolo che partiva del che toccava per terra, si tacchiava a canorecce. A posto. Però c'era anche l'illustrazione in prossima volta. La prossima volta ci organizzeremo, Conte, meglio. Tu sei una risorsa. Beh, era la versione, quella il riassunto, poi fondamentalmente. No, adesso lì no. Parliamo anche a fare il Conte, farlo diventare un po' più di sintesi. Però noi il Conte adesso ha ancora dei tempi arcaici. Diciamo il così. Conte ha scritto, ragazzi, una roba che noi ci pregiamo di averlo fra noi perché è un autore. Me la canto a me adesso? Adesso, accetta il pares per la barzelletta. Con la barzella. Ma le parcolle. Va da vestire. Un modo di fare le canzoni che esiste nel dialetto, eccetera, eccetera, e sono le parodie. Ovviamente, noi lo sappiamo bene perché hanno fatto tutti i colori e in farom se slash netra puntera il 7 di novembre. Questa qua è una parodia che abbiamo fatto le prove, ci sembra molto azzeccata perché nasce è dal, già una hit. Nasce dal, per Nuetere l'originella glacavamo più a cantella, no, l'originella le scansleda praticamente. Ma poi, se mai capì, se mai capì cosa adesso dice. Finalmente cioè, capisco. Esatto. Adesso lui il Conte si è andato a cambiare, che praticamente
in versione Ernesto Cialana. Esatto. Ernesto Cialana al sistema, sguarda anche in camera. Sì. So, metti OC, metti OC che sembra il più misterioso che sei. E i mia gradue, come prema. Sintomatico mistero. Che mia di microbi genito. Questo è bello, guarda. Direttamente dalla Rivoluzione da Vessano sul Crostolo. Direttamente siamo al Crostolo. A gomma Ernesto Cialana al Saldador. Perché questa canzone è, cioè, basta cambiare poco e fare Winter Guantanamera al Giommia. Guantanamera. Ragazzi, allora. Però la si intitola Al Saldador. Al Saldador l'abbiamo intitolata, mezzo paroli. Faremo solo due strofe stasera. La canzone si compone, il maestro ha fatto quattro strofe. No, la canzone è in origine è più lunga della locomotiva. Esatto. Allora, facciamo la verso verso. Sentite la musica. Riesci a alzarci la base? E se scargò. Parte col ritornello, ve lo ricordo. Quanta la mera, goda salder la mera. Quanta la mera. Irme moiera, quanta la mera, goda salder la mera, quanta la mera, tol per mantirme moiera, le 40 anche la vol, me faga il saldador. Quaranta anche lavoro, me paga saldato e per mandirme moiera, coda salderla la mera. Quanta la mera, coda salderla la mera, quanta la mera. Per mangirme moiera. E quando la va per la notte, pausa. Tratteniamoci. Sì, che. No, ancora. Ok. È lunga. Paura vera. Alla dice, sono in Dio di Sanger 3. Adesso. Via repubblicana, okay. Pensa. Quando la fella spesa la cornaca con di poc, e quando va per la spesa la cornaca con di poc, una volta un cletra fines che no fa me che uno, quanta la mera, goda salder la mera, quanta la mera, sol per mantirme moiera. Allora, la prossima settimana avrete le altre due strofe, quindi così ci creiamo un appuntamento. Ovviamente una serie Netflix. Come cioè, la serie? Esatto. La casa di carta. Ciò che credi di mia che vi ha dato in un colpo. Mi aspettava una volta, si aspettava, era una smana, una puttana, una ponetra. Ah. La smana puttana e la smana dopo. Eravamo rimasti troppo col video ignorante, col video Nessio. Allora un po' mi avesta il video Nessi, Il video Nessio, perché noi stavamo anche disquisendo prima su proprio il materiale del video, che era ancora un... Serva mia... Vabbè, adesso al Vardon, a guarda... Che cosa abbiamo? Ah, non dispette con l'esso. Aspetta per la settimana. Ah, allora, il Burco adesso vi insegnerà un metodo abbastanza intelligente per allontanare le talpe dal vostro giardino. Vai. Sì, prima anche a ringraziare Lele, perché è un suo collega con Lele, col cane, anche bestiamo il cane. E Leo la buttè un po'
Boh, sono io da Quaragia, cos'è lei? No, no, vacca, lo possiamo rivedere al No, perché me io andrei a guardare. No, pensa te, io pensa, guarda la cuccia dal cane Dre, fate in cosa in doppio. Chi lo ha risolto il problema? No, chi lo vuole letto, vuole letto in Parlamento. Manca, secondo me, le Lele, con Lele, Lele, allora, me vuoi dire un lavoro? Se un accetta il money Parlamento, la gas che è un problema, arriva dentro con la nafta. Con la nafta. Allora, perché cioè, l'eliminatore, siete Nikita, là le arriva con arriva dentro con i canestri di nafta. Praticamente al Borgo doveva contare questo po'. Se però dobbiamo essere partiti, ecco. Vabbè, niente. No, ragazzi, no, vogliamo dirvi che vorremmo fare questa rubrica. O rubrica, gira come per vabbè, per arrivare a dire che vorremmo fare un lavoro che i marci fanno dai cassetti, perché solito i più grossi cassetti in la vita li fa sempre i marci, e quindi vorremmo fare questa rubrica grande di verità, e ne mia finita, e anche da dire un lavoro a Gladiz Mugliere e Ferraxia, quello secondo me sua Mugliere la gara di prova a risolvere il problema. Ma che calpunghi lì la cosa, compare le mogli. Che calpunghi lì. E io canto. Ha ragione. Se gli andiamo il caterfora. Che mangi i sigulot. Mangi i sigulot da sotto. Get me a proposito, a Ronda, sedere in sul ter perché che sporcom la tela. Hai ragione, poveretto. E con Scarvolte e Lambroschi insieme. Cioè, possiamo farvi vedere delle pagine di testi al Saldador, okay, che le sporche okay. D'Ambrosch, perché il conte prima la regalè la stremmè dall'Ambrosch, okay. La cera non fa termere il conte, vabbè, ma mi svergine la tevla. Adesso che dovrò un pagare di danni, adesso farò un tablon, vabbè, ma fa una scena. Quindi se succede, ragazzi, voi che ringraziamo, dobbiamo ringraziare la Lingra Mignoni perché ci ha fatto un articolo bellissimo. Ho visto fra l'altro che era collegata e ci hanno dato fiducia. Noi siamo partiti dallo sbaraglio, nel senso che a chi mi voglia parlare in dialetto, cateres, anziché a cateres a cara dlele, a maniere un salame, sparare del cassetto in dialetto, sono cateche da Kilor, che Kilor in Live is Life Network, che ci hanno dato lo spazio, i microfoni, le belle tot con le gheghe, da cateres là, cateres che le vuoi. Allora, sono rianente, sono armes, alibi. Sono messo a sdisi in dialetto, come la cognome. Il blocco dopo abbiamo Daniele, che il padrone di casa, che viene un po' a parlare, perché comunque parlano in dialetto anche loro, fanno questo programma che si chiama Imparatemelo Voi, però Kelvin a parlare in dialetto e presentare il suo programma in dialetto, e poi dopo noi abbiamo un altro blocchettino, poi dopo vi lasciamo in pace, perché anche ora, esatto, che la piantò un po' lei, e anche una certa ora, non è che non andare adesso, sono una certa idea. Grazie alla Gazzetta, grazie alla Linda, che c'è stata gentilissima, che ci ha fatto un po' di propaganda. E passo un pezzo. Guarda, sto che ancora un po'. Come si è messa la tabella? Sono messo bene, insomma, avevano detto le 10:30. Facciamo questo blocco. Esatto. Noi vi dobbiamo 7, cantare. 6, 5 secondi. 4, 3, 2, 1. Musica. I know that you
was that soft November sky. So much comfort in your smile. And a light shines through the darkness. A key to the lock, you open up the door, let me in. Little did I know that we were about to begin. That love, that healing love. That love, that healing love. So don't tell me that everything is going to be okay. Cause I know that you love me and I love you, and this love is special, something so true. It's going to be okay. Cause I know that you love me and I love you. Allora, qua aggiungiamo l'ultimo blocco. Volevamo ringraziare i ragazzi, quelli dei saluti che avete visto all'inizio. Se non li avete visti, andranno. No, non è vero. I ragazzi di Radio Bruno, Sandra Enrico, la Barbara Munari, Giampaolo Cattoni, mitico, e Daniele Pasini. Grazie a tutti per gli auguri, tutte quelle cose lì carine che ci avete detto. Quelle dice no, no. Invitiamo a Ale. No. Stavo chiamando Ale. E vi invitiamo anche a scriverci al nostro WhatsApp, che è sempre 392-0639-944, e se no ci scrivete sulla pagina di Radio Bruno. Prova a dirli in dialetto. E cosa il numero? Allora, il numero dal WhatsApp è 392-0639-944. Wow, okay. E poi chi da scrivere anche in simile alla pagina è Liveslide Network, cioè la vita dal vivo è un network, è tutto un lavoro a sé. E scrivete, commentate, potete dirci quello che volete, darci anche degli spunti o quelle cose lì, insomma. Babò. Te che da sonare. Adesso noi siamo attaccati, messo un scolleghe, ma un scolleghe per via della privacy. Abbiamo invitato il padrone di casa, uno dei padroni di casa, ma quello più importante, che adesso che si subito fa più il culo, diciamo così. Sì, che perché noi siamo qua perché c'è stato lui che ci ha dato la possibilità. Hospitality. Che si chiama Daniele Rontani, no? Che ha fatto una festa della Madonna l'altro giorno, bellissima festa di inaugurazione, e al quale insomma dobbiamo la possibilità di fare questo spettacolo. E vi vorrebbe dire con parole sue che il martedì sera vai. No, allora, intanto, in dialetto? Sì, volentieri. No, però sta che si è scappato. Dai le tue conte, io no, perché è una bella sensazione quella di avere le cuffie, cioè è tutta un'altra atmosfera, cioè, la gente non lo può capire. Fa più radio. Tanto mi congratulo con voi. Poi volevo fare una precisazione: io non sono il padrone di casa, perché vanno equidivisi. Vabbè. Le condoglianze, cioè tra me e Alessandro e Tambu, che sono i miei factotum, cioè diciamo che ognuno di noi preso singolarmente non fa un cazzo. Non pagando niente, noi ce ne siamo. Siete un po' sbattuti. Siete una traia, ottima traia. Metta a sedere. Cioè, bene. Allora, intanto io capì che sono un email anche a me stasera. Avevo mandato un messaggio prima, cioè, pucemi alla tevla, perché c'è, cioè, che è tutta un'animalera, l'orgia è buona spada a pulire. Noi siamo passati dal martedì al giovedì, dudè che dentro, che di ciccioli dall'ambrosca, che dal paciuc per terra, che un lavoro da matto. Vabbè, comunque, cosa va, siamo perché mi avete chiamato? Che io ero uno spettatore.
ti abbiamo chiamato perché giustamente vogliamo far vedere le facce, visto che siamo anche una, come ha detto Cantoni, Radio Nimel, Web Radio TV, no? Web Radio TV, esatto, esatto. Sì, quindi essendo sì, in televisione è bello che ci vediamo, poi noi facciamo i cazzi nostri lo stesso, cioè leggiamo, scancheriamo quei testi eccetera eccetera come se fossimo a casa di Lele, però siamo in radio, siamo sotto i video, per cui la cosa speriamo che risulti il più naturale possibile. Diciamo che i feedback positivi ci sono, cioè qua l'ambiente è tutto bello. Salutiamo Alessandro, se non c'era Ale che a Spevagnito, dispersi in un bosco. Ho visto nei commenti che uno ha scritto, non mi ricordo chi, Quatresen, un salame, ed ubicere, e Sfaradio. È l'anima, questo è l'anima, di Emilia. Lo spirito è quello. Oh, Meyer ad là con in compagnia di quattro sing donni se steva ad mei. Sognuchea che Vingred se no. La brega che è un freddo alla Madonna, secondo me è per i piston che i bu fino adesso. Comunque bellissima trasmissione, mi è piaciuta, è stata una godurria di là mentre sbicchieravamo, guardarci con il proiettore la diretta nell'altra stanza, veramente è gustoso, siete bravissimi, non posso che quindi fare adesso canti con noi questa canzone con la quale noi chiudiamo, una canzone che tu sai sicuramente. Non posso è un conchiere, no. Io sono venuto solo a fare il purtroppo il, sai cos'è, vedi, perché c'è stato chi soffre. Allora io mi metto lì di fianco a Bolivar, se sì, vuoi okay, puoi dai, metter qua di fianco e lascio lo spazio al Conte, ok, perché allora in Disen, ascolta Rontani, è bello il martedì se avete a farle anche il giovedì sera, dai, che dopo ma che è quella di Disen? Il Disen, cioè, anche il mio new script, perché adesso, Alessandro il Gary Spetted meno adesso andiamo a cattarli fuori tutti, ragazzi. Allora, prima di cominciare questa canzone, allora vogliamo il Borco ha salutato tutti quelli che ci hanno fatto gli auguri. Se ce li volete fare, ci mandate un WhatsApp con i numeri che vi hanno già detto, se no sono sulla pagina di Radio Nimel. Noi altri torniamo il 7 di novembre, perché per Halloween siamo a farci i cazzi nostri, abbiamo già detto. Però chiudiamo con questa canzone qua, che è un inno alla bella vita, la vita è bella. E dopodiché vi mandiamo un video dove praticamente l'anno scorso per Halloween abbiamo Lele regista, e non ci sarà nel video, però per Halloween abbiamo fatto questo video che è un cortometraggio di 40 secondi e col quale vi vogliamo augurare buon Halloween. Perché Halloween fa sempre bene. Halloween fa sempre bene. Io dico solo questa cosa qua. Vi aspetto con il mio amico Tambu. Con il mio amico Tambu. Il martedì sera, imparatemelo voi. Lele, tacoma cantè. C'è chi soffre soltanto d'amore. Continua a sbagliare il rigore. Conte, se messo proprio davanti in mezzo ai Marò, il Conte, io canto, ti messo in mezzo al Bali. Che il microfono? Aspetta un attimo. Fermato. Chi è che smorse la luce? Che succede? Partono i fuochi. Lele dovrà rimasti. No, ripartò. C'è chi soffre soltanto d'amore. Chi continua a sbagliare il rigore. C'è chi un giorno invece ha sofferto e allora ha detto io parto. Ma dove vado se parto? Sempre ammesso che parto. Ciao! E la vita è la vita, le bella. Basta avere un'ombrella che ti ripara la testa. Sembra un giorno di festa. E la vita è la vita, le strana. Basta una puttana che ti rompa la testa. È finita la testa. Mi piace la vostra intonazione. A chi sbaglia a fare le strisce,
finisce. Che lavoro da me, saluterà 7 novembre. Buon Aulin. Beh, io adoro il video, ragazzi. Adesso il video dove c'è Jason. Oh, ragazzi, ma stasera la festa di Halloween morirà bene qualche duro. Beh, giusto, è la festa dei morti, esatto. Meno male. Pronto? Che... Jason? Ma come, c'è Jason che sta ammazzando della gente? Ah no, ma noi siamo tranquilli, siamo una festa di Halloween, adesso ci chiudiamo dentro, siamo al sicuro. Oh, ma chi c'è là fuori?